Giunta è la primavera. Dicovi un sonetto che la prepara. E festosetti la salutano in coro gli uccelli. E i funti allo spirar dei zeffiretti con lento mormorio scorrono intanto. Vengono comprendo l'aere di nero ammanto e lampi e tuoni a festeggiare le letti. E voi sentirete lo stacco dei lampi e dei tuoni che interrompono il canto dei zeffiretti. Indi, tacendo questi, gli augelletti tornano di nuovo al loro sonoro incanto. Thank you.
sapranno interpretare ancora meglio della parola. Sotto dura stagione, dal sole accesa, langue il gregge, langue l'uomo e arde il pino. E questa è la prima sequenza. E voi sentirete la pesantezza della canicola estiva. A un certo punto scioglie il cucco la voce, il cuculo, e tosto, intesa, e non appena la sentita, canta la tortorella e il cartellino. E sentirete gli uccellini, la tortorella e il cartellino. E poi di nuovo zefiro dolce spira, ma Borea, che è un vento del nord, da cui emisfero boreale, no? Quindi Borea muove presto contesa il suo vicino, e quindi faccio vedere la guerra dei venti. E piange il pastorello perché sospesa teme fiera borasca e il suo destino. E questo è il primo movimento. Le lasciamo suonare, poi interverrò io per raccontarvi il secondo e il terzo. Buon ascolto. Thank you.
Oye, relax. Il timore e tuoni di Ricordate il pastorello di cui vi avevo parlato nella prima parte del sonetto? Per dare l'unione di tutta la narrazione, allora ritorna adesso. Il temporale si scatena, quello che lui aveva temuto, adesso si scatena e diventa potente. E quindi, ah, che purtroppo i suoi timori sono veri. Tuona e grande, fulmina il ciel grandinoso, tronca il capo alle spiche e ai grani alterni. Thank you.
Thank you.
entriamo nel secondo movimento, che vuole rappresentare quello che dice il sonetto. Fa che ognuno tralasci e suoni e canti. Siediti pure tu, Anna Maria, che è stata bravissima, perché adesso facciamo questo esperimento, che facciamo sentire a loro la dolce stagione, l'aria temperata che intorno spira. E la stagione che invita tanti e tanti, dopo il dolcissimo sonno, al ben godere. Ma qual è l'idea che io ho voluto rappresentare, che adesso vi facciamo sentire in anteprima? E sentirete e capirete perché in anteprima. Perché ho voluto sganciare dal cimento la melodia per farvi sentire soltanto l'armonia. E ognuno di voi, immedesimandosi nell'armonia che ascolterà, un'armonia composta da me nel 1725 secondo il manoscritto di Amsterdam che ho pubblicato a Amsterdam, ma in realtà l'avevo composta qualche anno prima. Si può dire che potrebbe essere quest'anno il trecentenario della mia composizione, e sentirete questa armonia che io ho composto 300 anni prima. Vi farà ripensare a molti autori che voi certamente avete nel cuore. Andiamo con l'esperimento. Thank you.
rappresentazione specifica, personale, di questa dimensione armonica. Sicuramente qualcuno avrà pensato anche al Beethoven nel chiaro di luna, per intenderci. Ma questo qual è l'esperimento e che cosa consiste? Proprio in questo, nel farvi capire quanto la musica sia il linguaggio simbolico di valenza universale ma oggettiva. Questa è la vera musica, non quella che vi spacciano adesso. Questa, perché una dimensione simbolica oggettiva trasmette emozioni. Abbiamo detto che la musica è a tecne, a arte, che mette in movimento. Emozione vuol dire proprio movimento fuori da noi. In greco l'emozione si traduce col termine ek, fuori, stasis, esco fuori. L'estasi è una dimensione beatificante dell'anima in virtù della bellezza della tecne musiche. Ed era questo che io volevo comunicarvi, proprio per far capire quindi che se noi teniamo questa dimensione oggettiva nella sua forma simbolica, ecco che la musica è il linguaggio universale che parla a tutti con lingue diverse ma con una semantica, ossia con una ricchezza di significato uguale per tutti. Allora noi adesso riprendiamo, usciamo da questa atmosfera magica che crea la musica. Ricordo soltanto che racconta, indovina, Ramses II me lo racconta, adesso vi dico, la parola musica noi la facciamo derivare da musica e tecne, l'avevo detto anche prima, ma in realtà la vera etimologia della parola musica deriva da mois ikos, la voce dell'acqua. Era una parola egizia, mois ikos, che vuol dire la voce dell'acqua. Quindi quando l'acqua, elemento naturale, risuona dentro di noi, produce vibrazioni, consonanze, simpatia in greco, che diventano in italiano simpatie. Terzo quadro di questa bellissima stagione. Qui c'è una discrepanza, perché nei tempi nostri, nel Settecento, il piacere era andare a caccia e uccidere gli animali. Al giorno d'oggi voi invece non avete questo piacere, perché voi preferite uccidere gli umani durante le guerre che inventate, no? Quindi noi invece eravamo più barbari e uccidevamo gli animali, cosa volete? E allora c'è il quadro della caccia. E il quadro della caccia, il cacciatore alla novalba caccia con cani, corni, schioppi, esco fuori. Fugge la belva, ne seguono la traccia. E questa sbigottita, languida, al timore dei cani e degli schioppi, minaccia di fuggire, ma oppressa muore. Thank you.
stati al quarto concerto, l'ultimo della stagione, quindi la stagione invernale. Allora, abbiamo fatto un'ampia spiegazione che il pubblico ha già capito tutto, fra un po' si è intermessa, e allora lasciamo soltanto parlare la musica. Raccontiamo i quadri per sintesi. Agghiacciato, tremare nei viaggenti, correre battendo i piedi ogni momento, e penso al Chiogel, battere i denti. Questo è il primo movimento. Il secondo invece, perché ho voluto creare la tecnica cinematografica, è una bella invenzione, con campo lungo e campo lunghissimo, è passare i dì al fuoco quieti e contenti, mentre la pioggia fuori bagna ben cento. E il terzo tempo, che voi farete sentire senza soluzione di continuità, è il momento epico. Sta uscire dalle ferrate porte Borea, Zefiro e tutti i venti in guerra. Questo è l'inverno, ma tal che gioia porta. Thank you.
Thank you.
forte sotto la guida della carissima, amata maestra che ricordiamo. E come non dimenticare questa maestra, che è stata una grande, Laura Palmieri.
ci auguriamo di risentirci presto in questa bellissima cornice. Grazie a tutti e buona serata.